Quella che vi propongo questa volta è una clip particolare perché si tratta di un'intervista. Beh, anche questo mi tocca fare, non so se sarò stato bravo o no, me lo saprete poi dire voi. Più che di un'intervista, in realtà si tratta di una chiacchierata molto amichevole tra me e Andrea Bassanelli, il direttore di Fedeltà del Suono e di Costruire Hi-Fi, anche di altre testate, ma queste sono quelle che ci interessano direttamente come appassionati di alta fedeltà. Ecco, una chiacchierata così, fatta totalmente a braccio, sfruttando 10 minuti di calma nel via vai della mostra di Camaiore. Ma insomma, questa occasione è anche questa, la possibilità di incontrare amici, colleghi, che magari per questioni geografiche si possono vedere solamente poche volte l'anno. Ecco, allora, visto che c'è stata l'occasione, abbiamo deciso di sfruttarla per raccontarci un pochino come la pensiamo sull'alta fedeltà e su questo evento un po' particolare nel panorama degli eventi Hi-Fi italiani. Prego, accomodatevi nella nostra saletta. Oh, benvenuti. Un momento di tranquillità e anche un po' di svacco, perché dopo un giorno e mezzo di fiera cominciamo a risentire tutti dei primi cali di mordente, dei primi cali di tensione e anche di zuccheri. Ci rilassiamo un attimo e io approfitto per appropriarmi un po' di tempo di Andrea Bassanelli, che è qui, che gira per la mostra come rappresentante ufficiale, chi più di lui, ci mancherebbe, di Fedeltà del Suono e anche di Costruire Hi-Fi, visto che organizza questa mostra. È un gruppo di appassionati autocostruttori che insomma con un organo come Costruire Hi-Fi non può che avere a che fare molto strettamente anche. Allora, approfittiamo di un po' di tempo di Andrea per chiedergli quattro cosette, fare due chiacchiere, tanto ma in via del tutto informale, al di là dei rispettivi ruoli professionali. Però, visto che siamo qui, com'è? Ma sai, allora, come dicevi tu, con i ragazzi del Movie Star Club c'è un rapporto ormai consolidato che già va da anni. Ci siamo conosciuti ovviamente inizialmente per l'aspetto legato all'autocostruzione. Abbiamo da sempre supportato la loro attività come autocostruttori, molti dei loro soci sono anche diventati nel tempo nostri collaboratori su Costruire Hi-Fi, e quindi c'è un grande interscambio con loro. Noi siamo da sempre sponsor di questa iniziativa e siamo anche sponsor dell'iniziativa dedicata agli autocostruttori che si terrà quest'anno separatamente a febbraio. Ottima cosa. Non dimentichiamo che gli autocostruttori sono lo zoccolo duro della nostra passione, sono quelli che ci mettono proprio dentro le mani tanta passione, tanto cuore per fare delle cose che più delle volte sono veramente di ottimo livello. Io ho visto delle cose in saletta prima e sono rimasto abbastanza basito. Non dimentichiamoci che molti dei nomi anche blasonati che noi conosciamo d'oltreoceano, per esempio, uno fa tutti, Nelson Pass della Pass Lab, ancora oggi frequenta in maniera personale e assidua il Burning Up che si svolge tutti gli anni in America, e lo fa, se mi permette, dall'alto della sua professionalità indiscussa. Quindi lui non ha dimenticato da dove è venuto. Da dove è venuto, molti poi invece hanno fatto finta di dimenticarselo per fare poi attività di carattere finanziario. Sì. Sapete tutti quanti che oggi molte aziende sono passate di mano in mano, oggi sono in mano a grandi gruppi che fanno più finanza che prodotto. Vero. Sarebbe il caso di tornare a fare prodotti e a parlare di prodotti. Io credo che chi vede i miei video questa frase l'abbia già sentita diverse volte, dette dal sottoscritto. Io a mia volta, insomma, i primi top audio li ho visti negli anni 90, proprio dalla saletta di Costruire ai tempi, con i miei accrocchi, tavolacci e cose strane che fortunatamente non scoppiavano sul più bello, esatto. Ma il rischio c'era sempre lì dietro la porta, le ore passate in laboratorio a fare, a disfare. Il bello della diretta, no? Il bello della diretta, e poi era un'emozione poter far sentire le proprie cose a terzi e non solamente al chiuso del proprio laboratorio. E da lì io penso che i grandi nomi siano, dall'autocostruzione penso che i grandi nomi siano arrivati un po' tutti quelli che valgono veramente. Poi purtroppo, ecco, sappiamo che molti grandi nomi sono rimasti solamente dei gusci vuoti con dietro chissà cosa. Non entriamo nel merito, però questa è la situazione. E a proposito di situazione, a me è sembrato che l'atmosfera, ecco, al di là delle questioni personali, perché ormai c'è anche un rapporto d'amicizia con i ragazzi del Movie Star Club,
per cui io vengo qui, l'ho già detto ripetuto, perché sto bene 2 giorni, sono contento, la compagnia è bella e poi si fa anche il resto e si lavora, d'accordo. Però ecco, così, un pochino una sensazione a polso dell'interesse del pubblico, le persone che sono arrivate. Io ho chiuso una setta, quindi vedevo le mie cose, ieri tu invece eri in giro. Che sensazione ti ha dato, insomma, positiva? Allora, la sensazione, come dici tu, Germano, è sicuramente interessante. Cioè, questa è un piccolo evento che nel tempo si è andato consolidando. È nato più che altro rivolto a loro stessi, al loro interno, quindi al mercato dell'autocostruzione, poi si è allargato anche, devo dire, su mio consiglio, consiglio di altri. Io all'inizio poi ho fatto un po' l'ambasciatore presso altre aziende, quindi Alfredo Gallacci, tanto per fare un nome, l'ho portato io qui e sono molto contento di questo, perché ho trovato anche molto bene. Molti altri anche io li ho coinvolti in questo evento. È un evento interessante, a misura d'uomo, soprattutto. Le sale sono tutte ben suonanti, gli operatori che vengono sono operatori interessati al contatto con le persone, cosa molto importante. Noi abbiamo sempre più spesso degli eventi che sono un po' così chiusi su se stessi, dove, sì, dove non puoi ascoltare la musica che non è quella che ti dice l'organizzatore, dove l'interazione con il pubblico è sempre filtrata e mediata. Questo è un evento, una fiera, un evento dove per fortuna ci si può mettere seduti, si può ascoltare della musica, si può parlare con i progettisti, ci sei tu qui, ricordo c'è Marco Mannunta di M2 Tech, per esempio, Blanda, ci sono diversi operatori che sono anche progettisti e costruttori. E questo secondo me è molto interessante, perché poi ti dà il senso di un evento dove il contatto con il pubblico è un contatto reale, e per fortuna c'è molto ascolto di musica, sì, che è la cosa che a me più poi interessa. Cioè, tu sai perfettamente che io nei miei itinerari spesso e volentieri cito, prendendoli un po' in giro, quelli che venivano chiamati da Riccardo Mozzi, che qui è presente, gli idiofili, no? Che sono delle persone che sicuramente hanno fatto forte questo mercato, però lo hanno fatto in un modo, secondo me, forse non proprio corretto. Cioè, erano più predisposti all'ascolto dell'impianto che non della musica. Non dobbiamo dimenticarci che noi usiamo l'impianto per ascoltare musica. Stiamo riproducendo musica. Io, se posso, ascolto un concerto dal vivo. Se posso. È chiaro che se devo ascoltare Louis Armstrong, Ella Fitzgerald o Aretha Franklin, purtroppo non lo posso più fare. Eh beh, grazie al cielo, però, ho aumentato la registrazione. Però, per esempio, io mi ricordo con grande piacere i concerti dei Queen con Freddie Mercury, piuttosto che i concerti di Annie Lennox che ho vissuto, Eric Clapton, Mark Knopfler, e chi più ne più ne metta. Quindi se posso vado ad ascoltarmi dal vivo i concerti, perché l'emozione che ti dà è differente. Assolutamente sì. E soprattutto consiglio a tutti, se potete, ascoltare concerti dal vivo anche in sale acusticamente ben suonanti, dove magari non c'è amplificazione. Ecco, esattamente. Perché ascoltare un pianoforte o un violino, io lo dico sempre, lo dicevo anche ai miei collaboratori, un violino è setoso se vuole essere setoso, ma a 3 metri un violino, se voglio, non è affatto setoso. No, ricordo. Io feci una volta una prova nella nostra sala d'ascolto, invitai un mio amico del conservatorio a portare un violino e lo misi in mezzo ai diffusori, cioè esattamente nel punto in cui dovrebbe essere, no, il violino quando va, certo, vado a fare. E poi io li chiusi dentro e dissi: adesso voi state qui, quello che state, 2, 3, 4 minuti, lui suona, vediamo quanto tempo voi restate dentro. Nessuno ha superato il minuto di tempo, perché il violino non è, no, proprio un oggettino, non è quell' oggettino delicato, esatto, che si vuole far credere. E ti dico il violino per dirti, non ti dico la tromba, perché no, okay, la tromba, d'accordo, no, non è il caso, è meglio non è rispetto il caso. A avere distanza, quindi, cioè, quindi alle volte secondo me è anche opportuno che noi ogni tanto si ritari il nostro strumento, che è l'orecchio. Esattamente, io sono assolutamente d'accordo. Ho avuto la fortuna, l'onere e l'onore, in questi casi si dice, di collaborare per 6 anni con la Filarmonica di Torino per fare registrazioni per loro, per archivi. Abbiamo fatto alcuni dischi, abbiamo fatto un po' di cose.
per me è stato assolutamente fondamentale quel periodo, perché ero in sala da concerto ogni due per tre a sentire orchestre, solisti, cori, cantanti, un po' di tutto. E per me è stata una formazione assolutamente fondamentale per quella che è poi la mia capacità di discernere e di poter anche biecamente valutare quello che sto ascoltando. Ora, è chiaro che l'impianto non è il concerto dal vivo, se non staremmo dicendo questo, no? No. Però riuscire ad avere un raffronto fra l'esperienza d'ascolto riprodotta e l'esperienza d'ascolto dal vivo nel nostro mestiere dovrebbe essere assolutamente fondamentale e irrinunciabile. Sono d'accordo con te. Diciamo che forse non sempre è così. Io mi accorgo quando parlo con gli appassionati, i miei clienti, gli amici, spesso mi trovo a parlare con persone che paragonano impianto a impianto o addirittura l'impianto al sistema di amplificazione del concerto. Non è quello. L'alta fedeltà parte dallo strumento, dalla voce, dal suono vissuto in prima persona con le proprie orecchie. E questo è un consiglio che ci hai dato assolutamente prezioso. Hai detto tu una cosa giusta prima, hai detto che noi lo facciamo di mestiere e quindi dovremmo, secondo me, tutti quanti noi che questo lavoro lo facciamo di mestiere, ogni tanto, spesso, tarare il nostro strumento, sì, cioè l'orecchio. Ma secondo me dovrebbero farlo anche gli utenti. Ma assolutamente. Perché io invito sempre, anche nella mia rivista, a andare a vedere i concerti. Andate a vedere i concerti, finché alcuni grandi autori, grandi, abbiamo degli interpreti anche giovani, io penso a uno, Milenkovic, un violinista bravissimo che ho sentito e suonare dal vivo, ma ho avuto il privilegio di sentirlo suonare nelle prove, ragazzi, è strepitoso. Quindi andate a sentire i concerti, qualsiasi del paese, sì, sicuro. Ma andate a sentire i concerti, se vi capita, non amplificati. Assolutamente. Perché allora veramente vi rendete conto che cosa vuol dire uno strumento, cioè la batteria. Io che sono un ex batterista, la batteria, un conto è sentirla, alle volte quando la sentite suonare in alcuni dischi, sarà complice dell'incisione, sarà complice quello che vuoi. Però io che l'ho suonata, francamente, ho difficoltà a riconoscerla. Sì. La dinamica, per esempio, di uno strumento con la batteria è impressionante, no? È impressionante, sì. A volte è proprio quella che mette in difficoltà chi deve esattamente. Però godetele dal vivo, almeno capite di cosa si tratta, quantomeno quando la sentirete registrata potrete storcere il naso, bravo, a buon diritto se sarà il caso, senza doversi inventare degli strani quei famosi paragoni audiofili, sì, no? Delle setosità, della tessitura e del marzapane del suono che non poi non capisci più niente, alla fine leggi queste cose, senti queste cose e dici: ma che cosa stavo facendo? Di cosa si è drogato prima di scrivere questo? Esatto. No, ecco, andatevi, ascoltate uno strumento, poi fate voi i raffronti. Secondo me vi si apriranno parecchie porte. Non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Bene, grazie della chiacchierata. Grazie a te. È un piacere. Grazie. Magari ripeteremo. Un saluto. Come no, assolutamente. Quando vorrai, con grande piacere. Ci sediamo con calma. Con grande piacere. Facciamo due chiacchiere. Un saluto a tutti quanti. Signori, ci vediamo alla prossima. Grazie Andrea, e di cosa? Ci mancherebbe. Bene, spero che anche questa volta vi sia piaciuto quello che abbiamo fatto. Se vi è piaciuto, lasciate un like, insomma, lasciatemi un segno, un messaggio per farmi capire che questo è un tipo di video che vi può interessare, che vi ha fatto piacere guardare, e magari cercherò di creare l'occasione di farne altri con altre persone, sempre chiacchierando amabilmente degli argomenti che ci interessano. Ok, prima di lasciarci vi chiedo magari di iscrivervi al canale, oltre a lasciare il segno del vostro passaggio, almeno siamo sicuri che non vi perderete altre uscite di queste. Grazie di avermi dedicato il vostro tempo, ci vediamo alla prossima.